Ben ritrovati con Azzurra Sport in questo primo appuntamento della settimana, spazio a podismo, volley, basket, calcio e sport invernali. Cominciamo dal Winter Trail di Vogogna, vittorie di Matvičuk e Brizio. Giunto alla sesta edizione, il Winter Trail di Vogogna, organizzato dall'Atletica Avis Ossolana e dall'Unione Sportiva Vogognese, continua a riscuotere notevole successo tra gli appassionati del running. Al nastro di partenza si sono presentati in 360, di cui 250 hanno scelto il percorso di 17 chilometri, mentre gli altri si sono cimentati su quello più breve di 7 chilometri. La manifestazione, anche quest'anno, ha avuto come luogo ideale di partenza e arrivo il piazzale della palestra comunale di Vogogna, con tutti i servizi per gli atleti all'interno. Il percorso, dopo il borgo antico, si è snodato sulla riva sinistra del fiume Toce, fino a raggiungere l'oasi naturale del Bosco Tenso, in comune di Premosello Chiovenda. Unica asperità, l'argine del fiume da salire e scendere più volte e alcuni fossati da superare che hanno contribuito a rendere il tracciato più impegnativo, ma comunque sempre scorrevole. Al via tanta qualità, con alcuni dei più forti podisti del VCO, tra i quali anche Vasil Mavyuchuk, il campione ucraino ma ossolano di adozione, che dopo alcuni chilometri percorsi in gruppo ha via via allungato il passo ed è giunto solo al traguardo in 58 e 20, stabilendo il record della corsa. Alle sue spalle, con un distacco di 58 secondi, il giovane lombardo Matteo Borgnolo. Terzo gradino del podio per l'anzaschino Mauro Stoppini in 59-42. Nella top 5 anche Ennio Frassetti in 1 ora 01 minuto 33 e Marco Giudici in 1 ora 02 33. Sesto il musicista di flauto traverso Marco Rainelli. Del Verbano invece le dominatrici della prova femminile, con Manuela Brizio a dettare la legge della più forte, che ha chiuso la propria prova in 1 ora 13 e 22 e secondo posto per Romina Caretti in 1 ora 16 05. Quindi terzo posto per Daniela Bergamaschi, seguita da Antonella Pangallo e Francesca Ferrari. Nel percorso breve di 7 chilometri si è imposto Fabio Falcioni davanti a Fabio Borghini e Ivano Frattini, mentre tra le donne la prima a giungere al traguardo è stata la giovane Paola Varano, che ha preceduto Daniela Bona e Manuela Stoppini. Fra i partecipanti anche molti amanti del Nordic Walking, i cosiddetti camminatori coi bastoncini, che, lungi dall'agonismo, amano tenersi in forma facendo movimento con la passeggiata veloce nei boschi. Palpabile la soddisfazione degli organizzatori. Gli atleti non hanno mancato di esternare i propri complimenti per l'organizzazione, pressoché perfetta, e per la bellezza dell'ambiente nel quale si è svolta la corsa. Siamo al volley con il terzo KO consecutivo per la Igor, che è stata sconfitta 3-2 da Modena. Un altro tie-break fatale per la Igor Volley di Marco Fenoglio, dopo quello di Firenze 6 giorni fa. Le azzurre cedono a Modena e sono dunque al terzo KO consecutivo, al termine di una partita segnata dai troppi errori, ben 39, 11 più di quelli commessi dalle padrone di casa. Non è bastata l'ottima prova di Cristina Chirichella, 19 punti con 5 muri, per dare manforte alla solita immensa Katarina Barun-Susner, autrice di 23 punti. La partita è stata equilibrata solamente a tratti nel corso del primo set. In effetti, le padrone di casa hanno menato le danze, trovando forza dagli errori dell'ospite. Belien è stata invalicabile a muro, ottima Bosetti sia in battuta che in attacco insieme a Ozoi. E così il primo parziale si è chiuso 25 a 20 per le modenesi. Nel secondo set l'equilibrio regge fino alle 10 pari. Poi però, dal 20 a 20 in avanti, la Igor mette la freccia, si assiste ad un continuo turbinio di emozioni. Alla fine, la palla di Bonifacio è quella vincente, con il 28 a 26 che impatta la situazione nel computo 7. Nel terzo set sono ancora le padrone di casa a partire forte e a portarsi sull'8 a 6. In realtà però la Igor reagisce e sembra scappare sul 14 a 10. Non è così, perché Modena torna immediatamente nel set e prova a sua volta a scappare sul 19 a 16 e sul 22 a 19. Comincia un continuo susseguirsi di emozioni, con set ball annullati da una parte e dall'altra. Alla fine il pallonetto di Brakočević chiude il parziale 30 a 28 e Modena dunque si porta avanti 2 a 1. Nel quarto set ancora equilibrio, come in buona parte della partita.
dal 15 a pari, però la Igor allunga sul 20 a 17 e chiude 25 a 22 con il terzo tentativo di Cristina Chirichella. Il tie-break invece ha senso unico, subito Modena scappa sul 7 a 2 e mantiene il vantaggio fino alla fine, chiude Marcon con il money out del 15 a 7. Mentre continuano ad arrivare le iscrizioni alla 12ª edizione della Traccia Bianca in programma il 26 febbraio, siamo già intorno a quota 650. Il CAI Pallanza, che organizza l'evento, ha deciso di dedicare l'edizione 2017 della Ciaspolata dell'Alpe d'Evero alla solidarietà per ogni iscritto. Infatti il CAI Pallanza devolverà un euro al Fondo CAI, che sta approntando progetti di ricostruzione e sostegno nei territori montani del centro Italia colpiti da una micidiale combinazione di eventi sismici ed eccezionali nevicate che hanno reso davvero difficile la vita a molte persone. Ed ora il basket, le parole di Marcello Ghizzinardi dopo la vittoria della Paffoni nel big match. Marcello, direi una vittoria sofferta, una vittoria arrivata con il cuore ma anche e soprattutto con la difesa. Sì, direi che in questi momenti di difficoltà, diciamo che l'unico aspetto che non ha risentito dei vari infortuni è stata la difesa. Devo dire che è la terza partita consecutiva sotto i 60 punti per gli avversari, e per cui insomma questo è il nostro marchio di fabbrica e deve essere così, perché poi nei playoff è questo che fa la differenza. Ma detto ciò, oggi abbiamo attaccato anche un pochino più lucidamente, abbiamo avuto quasi sempre dei buoni tiri, qualche possesso ci sta, ribadisco, il lavoro in settimana non è quello che dovrebbe essere, per cui si può, però siamo stati molto più lucidi. Ovviamente abbiamo fatto anche canestro, perché Francesco ha messo un canestro importante che era un buon tiro, ben costruito, perché la palla è arrivata all'uomo che era marcato a uomo. Su questa box and one Gasparini era marcato uomo, siamo riusciti a dare la palla a Gas e Gas è stato bravissimo e lucido a farla uscire un paio di volte, e nell'azione decisiva abbiamo preso il tiro corretto con Francesco, per cui bravi a tutti, perché comunque hanno fatto una gran partita. Era difficile perché loro erano mentalmente molto molto sicuri delle proprie possibilità, delle proprie qualità, e noi ancora una volta in un momento difficile come l'andata del resto abbiamo reagito, e sono contento più per la classifica di cui francamente non mi interessa poco, perché poi primo secondo cambia poco, nel senso che poi i playoff sono da vincere, ma era importante per il morale, perché questa squadra stava un po' perdendo di fiducia nei propri mezzi, ed è un peccato perché le qualità anche umane, soprattutto umane, ci sono, per cui bisogna cavalcarle. E chiudiamo con ospiti e contenuti di Dilettanti per dire che vi aspetta questa sera ore 20:35. Ci salve. Nuovo appuntamento con Dilettanti per dire. In questa prima parte abbiamo con noi il direttore sportivo dello Stresa, Filippo Biscuola. Ciao Filippo. Ciao Daniele, buonasera a tutti. Insieme a lui il metronomo, centrocampista, fantasista, seconda punta, goleador della Juve Domo. Ti ho incensato un pochettino, Matteo Letocolo. Fin troppo. Ciao, buonasera a tutti. Nella seconda parte invece avremo Mister Lopardo della Grano e Daniele Sala del Cossato. Direttore sportivo, Matteo, 9 punti di vantaggio, 10 giornate alla fine. Direi che insomma ci siamo quasi. Abbiamo messo fieno in cascina, come si dice, adesso dobbiamo continuare. E questa cascina cos'è? È grande in quanti metri quadrati? È enorme, è enorme. Insomma, ieri vittoria importante, viste le defezioni, viste le assenze. Sì, vittoria fondamentale, soprattutto per aver dato un segnale forte prima di tutto a noi stessi e poi anche alle dirette avversarie. 4 punti in 2 partite con l'arrivo del nuovo mister Filippo, poi ne parleremo nel corso della trasmissione. Quanto è stato difficile separarsi da Boldini e accettare le dimissioni, e c'era davvero la volontà di esonerarlo se non fossero arrivate? Poi ne parliamo dopo. No, la volontà assolutamente no, è difficile, è difficilissimo. Poi abbiamo avuto la fortuna di prendere Max, che ha l'esperienza e la qualifica per cercare di portarci all'obiettivo. Che è la salvezza. Assolutamente. Di questo e molto altro parleremo qui a Dilettanti per dire.
Siamo in chiusura per tutti gli aggiornamenti www.tuttonotizie.info. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Buon proseguimento con i nostri programmi.